Ciao ragazze e benvenuti in un nuovo makeup tutorial per Halloween. Per realizzare questo makeup skeleton applico per prima cosa una base bianca su tutto il mio viso, ricoprendo anche collo e petto. Per farlo utilizzo la crema bianca di Kryolan o in alternativa miscelo un po' di pigmento di un ombretto bianco al mio fondotinta di base. Intensifico il colore bianco subito sotto ai miei occhi e successivamente, dopo averlo sfumato, fisso il tutto con l'utilizzo di un ombretto opaco bianco. Per farlo utilizzo Coconut di Molac Cosmetics. Ok, realizzata la base dello scheletro, vado a delineare gli incavi dei miei occhi da scheletro. Utilizzo un eyeliner di precisione nero per farlo e delineo questi tondini attorno ai miei occhi, molto molto non definiti, quindi con svariate curve. Ovviamente potrete decidere se realizzarli uguali tra loro o leggermente diversi. Riempio leggermente questi incavi sempre con l'utilizzo dell'eyeliner nero e vado a realizzare anche il buchino, l'incavo sulla punta del mio naso, realizzando queste due puntine nella parte superiore, e successivamente ricopro tutto il resto del mio naso nella parte inferiore. Per riempire gli incavi del mio scheletro mi aiuto successivamente con l'utilizzo di un rossetto nero, e questo è di Molac Cosmetics, che vado a stendere con l'utilizzo di un pennellino fine di precisione. E ovviamente, essendo leggermente lucido il finish, vado successivamente a opacizzare con l'utilizzo di ink questo ombretto nero, ovviamente caratterizzato dal finish opaco. Successivamente procedo con la dentatura del mio scheletro. Per prima cosa delineo queste due righe, sempre con l'utilizzo dell'eyeliner nero di precisione, ai lati della mia bocca, e inizio a disegnare i miei denti, prendendo spunto ovviamente dalla foto di uno scheletro o dalla foto di un makeup skeleton recuperato su internet. Come vedete, io sto osservando l'immagine, cercando di copiare nel migliore dei modi la dentatura del mio skeleton. Ovviamente più denti ci sono, più denti vado a delineare nel modo migliore, sia con le sfumature alla fine che con la precisione della linea all'inizio, e più sembrerà realistico e molto bello l'effetto finale dello skeleton. Procedo con l'utilizzo di un pennellino da sfumatura sottile ad andare a realizzare queste ombre sia nella parte alta delle tempie che subito sotto ai miei occhi, e vado a realizzare la parte più importante, che è quella delle mie mascelle. Vado a realizzare questi due incavi sia nella parte inferiore allo zigomo che nella parte della mascella vera e propria. Più ombre ci saranno sul mio viso e più sarà tridimensionale l'effetto finale del volto del mio scheletro. Nel caso del makeup skeleton che ho scelto di andare a realizzare, delineo anche grossolanamente l'ossatura del collo e del torace di questo scheletro con l'utilizzo sempre di una crema nera o appunto rossetto nero o eyeliner nero, ovviamente a vostra scelta. Successivamente vado a delineare con l'utilizzo di un ombretto bianco molto scrivente, oppure con una crema, con un acrilico bianco, le parti di luce, quindi che saranno rappresentate dai miei denti e dalle zone di confine delle ombre che sono andata a realizzare in precedenza, quindi le zone alle quali voglio dare maggior rilievo. E ovviamente delineo con il bianco anche le ossa vere e proprie del mio collo e del torace. Completati gli ultimi dettagli di precisione del mio skeleton, il trucco per questo scheletro halloweeniano è terminato. Io spero tanto vi sia piaciuto. Come sempre vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.